Una serata di intrattenimento e puro spettacolo per presentare i risultati conseguiti nell'ambito dei progetti PON 2011-2012, progetti finanziati con fondi europei che hanno permesso di ampliare ed integrare l'offerta formativa dell'Istituto Martin Luther King di Favara. Tantissime iniziative, tantissime soddisfazioni. Grazie a questi progetti noi abbiamo potuto implementare il piano dell'offerta formativa, grazie anche ai finanziamenti dei fondi strutturali europei e quindi dei laboratori che abbiamo arricchiti, che abbiamo allestito. La nostra scuola è veramente all'avanguardia ed è nelle condizioni di poter offrire ai nostri giovani una valida preparazione, di poter far sì che questi giovani possano crescere istruiti ed educati in modo da potersi inserire facilmente, attivamente e nel mondo dello studio, all'università, perché molti ragazzi sono di quinto anno e quindi si iscriveranno all'università oppure potranno inserirsi nel mondo del lavoro. Questa è la mission della scuola, istruzione e di educazione. Veri protagonisti della serata di ieri, gli alunni che, guidati dall'esperto Graziano Mossuto, hanno offerto ai presenti un affascinante viaggio nel mondo della musica mediterranea. Abbiamo fatto un percorso ritmico, melodico, armonico proprio nel bacino del Mediterraneo. Numerosi colori sonori, dalla fisarmonica ai mandolini, alle tamborre. Un viaggio che parte dalla Sicilia, attraversa la Grecia, la Spagna, l'Africa e arriviamo pure in Argentina, perché oltre ad essere stati dominati a 360 gradi, una parte della cultura siciliana, grazie all'emigrazione, si è stabilita anche nei paesi sudamericani, in Argentina per esempio. La musica è un linguaggio molto vicino ai giovani. Come si sono approcciati a questa esperienza e anche allo studio dei vari strumenti musicali? Devo dire grande entusiasmo, anche perché non è, sono ritmi che in fondo ci appartengono, che però non si vedono mai, in un certo senso stanno sparendo. Allora riproporre la musica del Regno delle Due Sicilie, sentire queste sonorità, queste pelli proprio animali, dal giambè alla tamborra, hanno veramente suscitato grande attenzione. Dall'educazione all'interculturalità, allo studio delle lingue straniere, al potenziamento delle discipline scientifiche dell'italiano, un vero e proprio percorso per educare e formare i futuri cittadini di domani. È un progetto sulla legalità che ha visto coinvolti per 22-23 alunni, i quali hanno fatto delle ricerche in zona, confrontandosi con le associazioni di volontariato, che in particolare l'associazione Aquarinto, che è stato il nostro partner nel progetto. E abbiamo visitato i centri di accoglienza per quanto riguarda la comunità senegalese, la Caritas e altre società che si interessano di accoglienza degli immigrati. Questo progetto ha avuto un completamento a Malta, in uno stage che abbiamo fatto internazionale, in cui abbiamo visitato un altro centro di accoglienza per vedere o fare un confronto diretto per come si comportano le associazioni nostre in Italia, in Sicilia in particolare, e l'associazione a Malta. Il piano dell'offerta formativa del Martin Luther King di Favara ha previsto dei corsi di approfondimento per l'ambito scientifico, ma anche per la lingua madre, per le cosiddette eccellenze. Ci parli un po' di questi corsi? Sì, sono dei corsi riservati ai ragazzi che mediamente hanno dei voti superiore al buono, ecco, tra l'8 e il 9, e servono per approfondire alcune tematiche che riguardano le discipline come la matematica, la biologia e l'italiano, per partecipare alle gare disciplinari. Ecco, come si articolavano le lezioni? Cosa hanno previsto? Le lezioni erano articolate innanzitutto presentando problem solving, cioè abituando i ragazzi alla risoluzione dei problemi, perché le gare disciplinari prevedono proprio la risoluzione di quesiti a risposta multipla e quindi è necessario che i ragazzi siano in grado di affrontare un test proprio seguendo la metodica del problem solving. Poi approfondimento dei concetti e infine le simulazioni, cioè proporre dei test a risposta multipla per abituare i ragazzi ad affrontare queste gare. Quante eccellenze vanta oggi il Martin Luther King?
diverse. Abbiamo partecipato anche a diverse gare, sempre con discreti e addirittura ottimi risultati. Il Martin Luther King ospita anche un corso di preparazione per la lingua inglese rivolto in particolar modo agli insegnanti delle scuole elementari. A coordinare questo corso sarà lei? Sì, io sarò il tutor formatore di questo corso. Sono stato scelto a livello nazionale dall'ANSAS, che è l'Agenzia Nazionale di Sviluppo dell'Autonomia Scolastica. Abbiamo già fatto un primo test, il test di ingresso per vedere a quale livello assegnare i vari docenti. In pratica questi docenti sono tutti docenti a tempo indeterminato alla scuola elementare, alla scuola primaria, e devono essere formati per raggiungere il livello B1 previsto dal bando, per poter poi insegnare nelle loro classi l'inglese ai bambini della scuola primaria. È un corso che si prevede venga fatto in 3 anni, si devono raggiungere vari livelli. Il nostro partirà come livello 0 e raggiungerà entro fine maggio il livello A1. Poi si raggiungerà negli anni successivi il livello A2 e poi infine il livello B1, che è quello richiesto dal Ministero agli insegnanti per poter insegnare l'inglese nella scuola primaria.